Dunque, da Menfi parte una protesta da parte del mondo agricolo. Perché? Perché siamo arrivati al capolinea. Quindi noi siamo un gruppo di agricoltori che abbiamo sposato questa causa, in quanto da tanti anni già abbiamo lottato, ma senza ottenere nessun risultato. Abbiamo partecipato ai comitati spontanei che sono stati fatti già anni addietro, però la politica non ci dà risposte. La politica ci ha lasciati soli. Siamo in balia delle onde. Che cosa possiamo fare noi per ricucire questo strappo, per sistemare questa problematica? Abbiamo ben poche armi, ma un'arma sola abbiamo, la dignità. E la dignità non ce la possono togliere. Ora, in sostanza, voi vi lamentate perché in questi giorni sono arrivate le bollette del consorzio. Il discorso delle bollette del consorzio agricolo è stata la gocciolina che ha fatto traboccare il vaso, perché attraversiamo un periodo storico economico particolare, sappiamo della guerra in Ucraina, sappiamo di tutto quello che c'è, il caro bollette, il caro benzina, tutto quello che c'è nelle famiglie, insomma, che le famiglie hanno grandissime difficoltà. Noi agricoltori, oltre ad avere il problema che hanno tutte le famiglie, abbiamo il problema di gestire un'azienda con un reddito zero, perché non riusciamo a fare reddito, perché i prodotti fitosanitari sono aumentati alle stelle, concimi lo stesso, il gasolio è incredibile, non si può più comprare, la manodopera, tutto quello che orbita attorno all'agricoltura è lievitato, ma i nostri prodotti rimangono, quello che noi produciamo rimane sempre lo stesso prezzo, anzi forse abbassa, perché chi deve trasformare, come le cantine che vinificano, giustamente c'è il costo delle bottiglie che è lievitato, il costo degli altri prodotti che serve a loro per la vinificazione è lievitato, tutto è lievitato e di conseguenza va a gravare sull'economia dell'agricoltore. E con l'acqua che succede? Il discorso dell'acqua è successo, il problema è molto ma molto grave, che è quello che ha fatto saltare tutti in aria. Praticamente stanno arrivando ora, in questo istante, le cartelle esattoriali che sono state tra l'altro mandate dall'Agenzia delle Entrate, quindi non puoi fare nulla perché entro 60 giorni devi pagarle. Sono delle cartelle retroattive, cioè delle cartelle pregresse che sono state bloccate a suo tempo, anzi sospese, sono state sospese in attesa che la politica mettesse dei finanziamenti per il consorzio, quindi per abbattere i costi e non gravare sui consorziati, sono state sospese e ora praticamente sono state rimandate perché la regione non ha dato i finanziamenti e quindi praticamente hanno aumentato del 300% il costo della bonifica, perché il problema è la bonifica, cioè a ettaro prima si pagava 20 euro, ora invece si paga 85 euro, quindi sono costi e somme esorbitanti che gli agricoltori non sono più in grado di sostenere. Da questa riunione questa sera che proposta a questo punto viene lanciata? Allora, questa sera con l'amministrazione locale, con la nostra amministrazione, vediamo con gli altri sindaci e amministrazioni dei paesi limitrofi, noi vogliamo fare un documento condiviso che porteremo nelle altre manifestazioni, nelle altre assemblee, perché credo molto probabilmente che questa non sarà l'unica, sarà la prima, sarà quella da cui partirà tutta la protesta, perché non possiamo fermarci, perché la dignità di noi agricoltori è prima di tutto. Tanti agricoltori questo pomeriggio qua, anche con i mezzi agricoli, per quale motivo sono oggi qua a protestare? E allora, oggi ci siamo riuniti tutto l'Interland degli agricoltori per manifestare la crisi che sta attraversando l'agricoltura in questo momento. È una crisi epocale, una crisi mai verificata in merito ai prezzi di gestione dell'azienda, gasolio, i prezzi delle materie prime e soprattutto il problema del consorzio, in quanto arrivano le cartelle esattoriali del 2015 riferendosi alla bonifica e a conguaglio. In poche parole, noi nel 2015 abbiamo pagato un certo prezzo dell'acqua e ora dopo i 10 anni vogliono pagata l'acqua riferita a quel prezzo che abbiamo pagato con l'aumento, quindi la differenza dell'aumento. E in quegli anni non sono stati pagati per una serie di crisi che si erano verificate la bonifica e ora dopo tutto questo tempo ci richiedono la bonifica. Quindi, questo mette in crisi sostanzialmente l'imprenditore agricolo? Certo che mette in crisi, perché riferendosi per un'azienda che è di 10 ettari in questo arco di tempo dovrebbe pagare all'incirca una decina di mila euro. Quindi noi, non facendo un reddito, perché l'agricoltura in questo momento
verificando tutto quello che succede, non riusciamo a fare il reddito, siamo sull'orlo del fallimento. Quindi per pagare queste arretrate noi dovremmo andare a vendere le terre. Terravita ce l'ha contro il ministro, per quale motivo? Noi non abbiamo fatto un fatto personale, però dagli provvedimenti e dalle cose che escono fuori da questo ministero sicuramente non ci sentiamo rappresentati. E siccome il divario che in questi anni, oltretutto non lo dico io, lo dice la Commissione Europea, che ha bocciato la PAC che ha presentato a Bruxelles il ministro Patuanelli, per cui noi diciamo, anche perché gliel'ho detto proprio quando è venuto a Palermo, quando ci sono stati gli incendi, che un Robin Hood l'ha incontrato, gliel'ho detto no. Vogliamo spiegarlo che significa? Perché toglie ai poveri per donare ai ricchi, cioè leva risorse al Mezzogiorno, in modo particolare alla Sicilia, per incentivare ancora di più con le risorse che toglie a noi l'economia già florida del nord. A questo punto qual è la proposta che parte da questa Sicilia? Allora, innanzitutto si debbono riequilibrare il valore dei titoli del primo pilastro, cioè gli aiuti comunitari, la PAC, vengono erogati i titoli che nel nord, Veneto, Emilia Romagna, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, il valore dei titoli è circa 870 euro a ettaro, da noi sono circa 220-230 euro a ettaro. Per cui, siccome siamo in Italia e l'Italia è tutta, si deve eliminare questo gap. Oltretutto, rispetto al nord, il nostro grano è molto più salubre, anche perché noi abbiamo qua a luglio e a giugno il sole che non fa venire delle muffere, per cui il nostro grano è molto più salubre rispetto al grano che viene prodotto nella pianura padana. Perché questa... divario. Perché questo divario? Perché il ministro non cerca di rappresentare gli interessi pure del Mezzogiorno e della Sicilia in modo particolare? Perché deve venire in Sicilia soltanto invitato da qualcuno e venire a fare qualche passerella e non parlare direttamente con i veri agricoltori? Abbiamo un problema con l'agricoltura, un problema che oggi porta gli agricoltori a protestare qua a Memphis. Qual è? Ma il problema è molto articolato, c'è un problema diciamo con i consorzi di bonifica, c'è un problema dei costi che sono impellenti, non più prorogabili, perché si debbano affrontare il prima possibile più nel merito possibile. C'è una problematica della viabilità, perché i mercati si trovano al centro, il cuore del mercato è il centro Europa e noi siamo distanti con 4 km di mare nel mezzo, e di tutta questa problematica non l'affronta nessuno, i governi che si sono succeduti e quant'altro. Quindi speriamo che con un impegno unitario, per come diciamo così emerge con forza questa sera questo slogan, con un impegno unitario si possa incidere partendo dalle politiche, partendo da un impegno governativo a livello regionale, cercando di fare un cartello unitario, le amministrazioni comunali, gli agricoltori, la deputazione tutta senza nessuna differenza di partiti, diciamo di parte, che a noi la politica di parte non interessa, almeno per quanto riguarda il mio ragionamento, interessa un impegno complessivo, collegiale, partendo dalle cose che ci uniscono per risolvere diciamo un problema dell'agricoltura che poi è un problema nostro. Volendolo elencare per punti, 3, 4, 5 punti principali, quali sono? Allora, sono i consorzi di bonifica che sono indebitati fino all'osso. Io ad esempio cito ora due dati, due numeri, che sono numeri che sono stati dati ufficialmente a livello regionale, a livello assessoriale e a livello diciamo di governo. Uno, 100 milioni di disavanzo degli ex 11 consorzi di bonifica, e un contenzioso quantificato in circa 100 milioni. Per cui questo aspetto, questa deficienza economica non porta ad accogliere una nuova legge sui consorzi di bonifica e quindi arrivare ad avere una gestione cosiddetta democratica. L'altra questione è la questione dei costi. I costi aumentano con l'ortofrutta anche in primo luogo, eccetera, oltre ai materiali che si usano, i concimi e quant'altro, però tutto questo ragionamento quanto arriva ai produttori rispetto ai costi maggiori che hanno di questo aumento diciamo della frutta o di quant'altro, o del grano o di quante altre cose. Noi ci dobbiamo interrogare anche in funzione della guerra su determinate cose, come viene, diciamo, come è inquinato e come poco diciamo
come vorrei dire, monitorato il mercato diciamo del mondo agricolo, dei produttori agricoli. E poi c'è un problema anche di gestione di aziende agricole. Se noi guardiamo, c'è un'età media, diciamo, che supera i 50 anni per essere buono, ma così ad occhio, quindi è una, si deve arrivare ad avere una inversione di tendenza, quindi una riforma agraria al contrario, cercando di fare accorpamento, cercare di creare estensione fin dove e come si può arrivare, quindi leggere la riorganizzazione del mondo agricolo in maniera diversa, e l'organizzazione, tutte le associazioni devono fare la propria parte fino in fondo. Tanto agricoltore presente qui a Menfi per protestare, l'amministrazione cosa può fare? Intanto il sindaco, l'amministrazione è qui presente stasera perché ascolta i suoi cittadini, gli agricoltori in questo caso come categoria, ed è, perché lo sappiamo, per Menfi è l'ossatura della nostra economia, quindi non possiamo non essere presenti, e sicuramente ascolteremo tutto ciò che loro lamentano e hanno le problematiche, le loro esigenze, e si ha l'intenzione di costituire anche una delegazione strutturata con alcuni componenti della categoria degli agricoltori, l'amministrazione, il sindaco, l'assessore all'agricoltura e anche dei tecnici, perché si ha l'intenzione di incontrare e creare attraverso questa delegazione i vertici regionali dell'assessorato all'agricoltura, perché ci sono queste lamentele, queste problematiche che sicuramente vanno affrontate e vanno attenzionate insieme.